Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio sulle mod di Dragon Ball Xenoverse 2. Nello scorso episodio vi ho portato Chilled, l'antenato di Freezer, nonché un antico pirata spaziale. In questo video vi porterò un'altra mod, questa volta targata Mastaclo. Mi raccomando ragazzi, vi invito a lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie ed inoltre se non vi siete ancora iscritti vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, la mod che andremo a vedere, come avete capito benissimo anche dal titolo, è quella che riguarda il nostro carissimo Dottor Willow. Il Dottor Willow è praticamente un geniale scienziato. Che praticamente il suo cervello era troppo prezioso per lasciarlo morire quando ha perso il corpo, e allora il suo assistente, che è stato creato sempre dal dottor Willow, praticamente un cyborg, lo ha messo all'interno di questa armatura. Con questa armatura, il dottor Willow, sul film, dovrebbe essere il più forte del mondo, se non sbaglio, e praticamente dovrebbe riuscire ad ottenere il corpo di Goku, sconfiggendo Goku e prendendosi il suo corpo. Allora, ragazzi, questa mod, io dico, è davvero una figata assurda, è bellissima. Mamma mia, vediamo le tecniche. Ha lo stritolatore letale, l'onda furiosa, la ressa del sabato, se del sabato, sì, non so perché sera, il carica massima, che ovviamente, come dicevo l'altra volta, ogni mod deve avere, a mio parere. Poi come tecniche finali ha la super esplosione dell'aura, quindi una mega esplosione, e l'onda energetica alla massima potenza. E poi come tecnica difensiva la barriera energetica. Allora direi di andarlo subito a selezionare. Mamma mia, è bellissimo. E andiamo a provarlo in, ovviamente in allenamento, ragazzi. Non andiamo subito a fare una vera e propria battaglia, così vi posso mostrare le tecniche con calma. Andiamo a provarlo contro Junior, dai. Ma no, teniamo lo stage dei ghiacciai per dopo. Alleniamoci qua, dai. Wow! Allora, intanto impostazioni, togli tutto come sempre. Cioè, è fighissima, mamma mia! È uno spettacolo sta mod! Allora, la combo con quadrato. No, non va sott'acqua! Questa è quella pesante. Vediamo se riesco a farmela vedere meglio. Sì, è lo stile, è il movie set di Broly. Allora, le tecniche, stritolatore letale. Ah, è quella di Freezer. Ok. Che più tieni premuto, più diventa potente, tecnicamente. Poi abbiamo l'onda furiosa di Gohan del futuro. Ma no! Vediamo se riusciamo con una combo. Ma sì, va bene. Ressa del sabato, che è quella di Radish. Ok. Boh, poi abbiamo la carica massima. Allora, la barriera energetica, che è quella di Cell. Poi abbiamo la super esplosione dell'aura. E l'onda energetica a massima potenza. No, dai. Non puoi mancarlo così. Ma neanche se ti allineo. Ok, abbiamo capito. È fuori dalla tua portata. Va bene, magari dopo in combattimento va meglio, ragazzi. Comunque la mod esteticamente è bellissima. Allora, andiamo a combattere.
Allora, eccoci qua, ragazzi. Per questa lotta direi di fare uno scontro uno contro uno. Ovviamente sceglieremo il dottor Willow contro il nostro carissimo Goku. Però un Goku, ok, mettiamo questo con Kaioken, che è quello che affronta Vegeta e Nappa. Anzi, usiamo questo. Non è proprio quello, ma va bene, dai. E combatteremo nel ghiacciaio. Grande! Ha detto esattamente quello che direbbe il dottor Willow. Se non sbaglio, dovrebbe aver detto: Goku, mi prenderò il tuo corpo. Non vorrei dire cagate. Allora, sperando che Goku non usi il Kaioken subito. No, 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 bellissima, mamma mia. Aia, questa farà male. L'ha usato? Ha attivato il Kaioken, ragazze. Allora, sì, va bene, grazie. Vediamo se lo colpisco. Onda Furiosa! Non ho capito se l'ho colpito, riproviamoci! No, l'ho colpito, ok. Stritolatore, va bene. Sarà troppo corto l'attacco? No, l'ho colpito! Allora. Ma no, l'hai tirata a Honolulu! Prendi questo, sparisci! L'ho colpito? No, si è schivato. Il tuo corpo sarà mio. Sempre se non mi fai fuori prima tu. Quasi. No! Lo ha tradito il Kaioken, ragazze. Lo ha tradito il Kaioken. Non ci posso credere. Allora. E ora, Goku, dammi il tuo corpo. No, si è parato. Mamma mia. No, non ho più aura per fare nessun colpo, praticamente. Tiè. Insomma, ragazze, che dire, esteticamente la mod è davvero molto ben fatta. Complimenti al mod, Ramastaclo. L'unica pecca è che alcune tecniche non colpiscono l'avversario, però a parte quella la mod è davvero bellissima, anche se devo ammettere che nel combattimento quasi tutte le tecniche hanno colpito l'avversario, a dire il vero. Comunque, va bene, in allenamento ho lasciato un po' a desiderare, però. Va bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando vi invito a lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie o un dislike se non vi è piaciuta la mod. Comunque il vostro pensiero è molto importante. Commentate sotto al video anche per farmi sapere cosa vi è piaciuto e cosa no. Se non siete ancora iscritti vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi, ragazzi, di questa e delle altre serie che sto portando sul canale. Grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!